Io nasco il 22 di luglio del 64 a Firenze, non ho la più pallida idea di chi sia mia madre e non so neanche chi sia mio padre. Nasco all'Istituto degli Innocenti, dalle carte, vengo adottata all'incirca all'età di fra i 2 anni e mezzo, 3 e mezzo, quindi tra il 66 e il 67. Da due genitori di origine romana, perché mio padre e mia madre sono entrambi di origine romana, trasferiti a Firenze. Mia madre non poteva avere figli e quindi hanno deciso il percorso dell'adozione. Non avevano nessuna intenzione di dirmi che fossi stata adottata. Nessuna. Hanno scelto, la volontà era di avere una bambina bionda, il più possibile somigliante a mia madre. Io l'ho scoperto per caso. Ho sempre avuto, apro la parentesi, la sensazione di non calzare, di non appartenere. E quando ti metti un paio di scarpe sbagliate, lo vengo a sapere una sera a cena a casa di amici. Non dai miei, un carissimo amico a quell'epoca, io avevo 23 anni, eravamo al mare, aveva una decina d'anni più di me, con la sua compagna non riescono ad avere figli. E quindi tranquillissimo, convinto che io lo sapessi, perché a tavola lo sapevano tutti, eccetto la sottoscritta, ma questa... Vabbè. Mi fa, dice, ma tu Claudia, che ne diresti se noi adottassimo? Dice, perché tu, insomma, ti sei trovata bene. Dalla mia faccia ha realizzato che io non lo sapevo. Mi è caduto il mondo addosso. Mi è caduto il mondo addosso per la bugia. Non il saperlo o non saperlo, ma perché mentire? Quindi hai la percezione che 23 anni della tua vita siano trascorsi in una menzogna. Ed è la cosa più orribile che possa accadere. E la mia attuale compagna, sapendo comunque di questa cosa, che per me era questa ebollizione di fagioli, questa pentola, manda un'email qua in inglese, che gentilmente è stata tradotta, raccontandogli la mia storia. Con altrettanta gentilezza, chi la traduce la passa alla dottoressa Ricciardi, la quale per il giorno del mio compleanno, il 22 luglio di 2 anni fa, quando compio 50 anni, ci accoglie molto gentilmente, ci spiega tutte le procedure, che cos'è questo posto. Mi dice proprio che cosa bisogna fare, tribunale dei minori, questo e quest'altro. E lì inizia tutta la mia parte di legale. Comunque qua c'è tutto, quindi documenti, non sei scomparso come persona. Ci sono i documenti della tua adozione, i documenti di chi era tua madre, di chi era il dottore che ti ha fatto partorire, l'ostetrica e tutto il resto. Qui ci sono i documenti della tua vita. E il sapere che ci sono da qualche parte ti ancora a un posto. Qui c'è l'archivio di tutto. Qui ci sono anche io.